Buonasera e benvenuti a Ulivi Village per la prima giornata della Liga nel Motostar 2000, Atletico Bilbao contro Villarreal. Parte forte il Villarreal che imposta da dietro dopo il fallo laterale, poi il passaggio in verticale, però intercettato dal Bilbao che può ripartire e arriva il gol dell'1-0, vantaggio immediato per i biancorossi, ha segnato Marco Timo. Villarreal che vuole imbastire la reazione con Francinelli, con la punta Francinelli, gran gol dalla media distanza, sorprende il portiere, è il pareggio sotto la pioggia del Villarreal. Occhio a Timo che prova a involarsi sulla banda sinistra, se ne va fino in fondo Marco Timo, un gol straordinario, non c'è modo di fermarlo sulla fascia, è il nuovo vantaggio del Bilbao, 2-1. Rigore Giacari contro Caldarelli che respinge fuori. Proiezione offensiva, il Villarreal con Francinelli che si libera ancora bene e ancora con la punta, trova la doppietta e il gol del pareggio, gran partita qui, 2-2. Bilbao che prova a uscire ma c'è la pressione del Villarreal, qui c'è fallo, calcio di punizione. È il sesto, quindi Vallifuoco va per il tiro libero, Vallifuoco fulmina il portiere, è il vantaggio del Villarreal, continui ribaltamenti oggi agli Ulivi, 3-2. C'è il tiro libero anche per il Bilbao, Bove lo respinge in qualche modo. I gialli continuano ad attaccare, qui subiscono ancora fallo, sarà di nuovo calcio di punizione. Giacari prova a batterla subito e riesce a riscattare il rigore sbagliato. Giacari, il numero 10, fa 4-2. Corner per il Bilbao battuto dentro, c'è il rimpallo e De Sanctis riapre subito il match per i biancorossi. È il gol del 3-4. Ancora Bilbao, ancora con il buono scambio qui e Lidozzi trova il gol del pareggio. 4-4 il Bilbao, non molla mai. Si è un po' disunito il Villarreal che qui attacca con troppi uomini, allora è scoperto 2 contro 1 del Bilbao, occhio al tocco sotto splendido di De Sanctis che trova la doppietta e il gol del 5-4. Tutti raccolti dietro, quelli del Bilbao si appoggiano ancora, De Sanctis che vuole portare il contropiede fino in fondo, De Sanctis riesce a farla passare, la partita la cambia lui, tripletta e 6-4. Fallo laterale per l'Atletico Bilbao, c'è lo scambio sulla sinistra, il gol straordinario, ancora lui, ancora De Sanctis, poker, 7-4, palla all'incrocio. Il Bilbao adesso vuole controllare, c'è il lancio lunghissimo di Timo e l'intervento sfortunato col terreno bagnato del portiere del Villarreal, vale il gol dell'8-4 che probabilmente chiude i conti. Con orgoglio qui Giacari in pressione, Giacari la recuperata, può mirare e mette alle spalle del portiere. Giacari probabilmente non basterà, ma trova il gol del 5-8. Bilbao che continua ad attaccare qui con Timo, prova il destro, è deviato quando arriva. Il triplice fischio del direttore di gara, esordio positivo per l'Atletico Bilbao in Liga del Motostar 2000, 8-5 al Villarreal. È stata una partita molto combattuta, soprattutto gli avversari molto forti, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo tirato fuori i veri giocatori che abbiamo e siamo riusciti a portarci a casa la vittoria. Al primo tempo gli avversari ci hanno messo molto in difficoltà, perché comunque erano anche intelligenti a centrocampo con i falli, però poi siamo usciti nel secondo tempo, siamo riusciti a ribaltare il risultato. Siamo andati in svantaggio per carenza difensiva e niente, abbiamo sbagliato tanti gol e forse la concretezza è quella che ci è mancata oggi. È andato bene il gioco davanti, al centrocampo, lo scambio, e davanti andavamo bene con la palla, giocavamo, pure in difesa ci capivamo tutti quanti, e dipende da ogni partita. E per la prossima partita dovremmo essere più concentrati e essere più sicuri e segnare di più.